Amici, salve, è sera, mi trovo in studio e oggi voglio dedicare un po' di tempo, sarà un video un po' lungo, dedicato a coloro che comunque vogliono approfondire un po' alcuni aspetti tecnici legati al mondo dell'audio e delle registrazioni quando si fa video. Qui sul monitor, come vedete, ho un montaggio che da poco ho finito in ambito video, quindi tutta la parte video è finita e si tratta di un concerto che ho realizzato, le riprese le ho realizzate un mesetto fa in Nord Italia a un concerto dell'artista Patrizia La Guidara, che non so quanti la conoscono, insomma è un'artista abbastanza in gamba, affermata e che ha fatto anche Sanremo diversi anni fa. Sono stato invitato dall'artista a seguirla nelle riprese live del suo concerto e ho portato con me fino a tre telecamere con cui ho realizzato praticamente le riprese. Dopodiché sono venuto in studio e mi sono portato anche l'audio che è stato preso dal mixer, direttamente registrato sul mixer attraverso una penna USB, quindi il mixer aveva la possibilità di registrare proprio il segnale in stereo del concerto. Certo, quindi tutto quello che arrivava al banco e contemporaneamente ho registrato chiaramente dall'audio della mia videocamera, in particolare dalla camera centrale che per la precisione era la GH5 che aveva montato un microfono direzionale e stereofonico. Quindi ho raccolto questi due segnali audio e ho cominciato a montare il tutto. Chi utilizza Final Cut sa benissimo che l'audio da gestire in Final Cut è un po', diciamo, articolato e comunque molto limitato. Final Cut non nasce per consentire un agevole mix e lavorazione di post produzione dell'audio e quindi qualche volta, come in questo caso, mi trovo costretto a dover uscire dal software, appunto Final Cut, e entrare direttamente in un programma di editing più evoluto che mi consente di fare determinate cose. Questo sistema che oggi vi farò vedere lo utilizzo non solo in casi come questi, appunto di un concerto, quindi dove ho più tracce audio da missare, da sistemare, quindi non lo uso solo per fare un editing dell'audio o un mixing dell'audio, diciamo, articolato, ma anche nei casi e nei momenti in cui ho la necessità di fare, ad esempio, della sonorizzazione aggiuntiva, oppure una colonna sonora proprio scritta da me, o delle sonorizzazioni, diciamo, musicali, anche raccolte o mischiate con altri suoni che vado a creare io. In sostanza, quando ho la necessità di andare a realizzare un audio più articolato, più complesso, mi avvalgo di ciò che ti farò vedere come procedura. In sostanza utilizzo Logic Pro X, che sempre della famiglia Apple, è pienamente compatibile con Final Cut. E il video che ti sto per far vedere, cioè quindi il tutorial che ti vado a mostrare, serve proprio a farti capire come si fa a far comunicare i due software contemporaneamente. Il processo è questo: si lavora prima nella parte video, dopodiché tutto l'audio che è stato preimpostato comunque in maniera grossolana in Final Cut, lo importiamo in Logic Pro X, lo lavoriamo e lo riesportiamo per essere poi caricato all'interno di Final Cut. Chiaramente questo import-export viene fatto mantenendo separate le tracce e quindi avendo pur sempre la possibilità di modificare e ricorreggere tutto il progetto. Come lo facciamo? Questo attraverso l'XML, attraverso il trasporto XML. Per chi non lo sapesse, le informazioni XML, quindi l'export XML, è un sistema appunto che utilizza quasi ogni software di editing per andare a scrivere su un file specifico tutte le indicazioni di inizio, fine, di come è posizionato, di qual è il volume e tutta una serie di altre informazioni che sono poi, diciamo, reimportate da un altro software capace di leggere quel tipo di informazione. Quindi è un linguaggio che, di comunicazione tra due sistemi differenti. Bene, andiamo a vedere quindi dietro le quinte come si fa a fare questo export da Final Cut verso Logic Pro X.
mi metto le cuffie perché chiaramente devo farvi sentire sia la mia voce, ma anche l'audio diretto che andremo a lavorare. Quindi non ci fate caso, divento un piccolo DJ. Allora, come vedete, siamo all'interno del mio project. Andiamo a togliere subito l'audio, altrimenti se no ci fa sentire man mano che muovo il mouse. Questo è tutto l'export che ho realizzato e come vedete all'interno praticamente della mia timeline ci sono tutte le tracce video e sotto ci sono anche le tracce audio. Alcune di esse sono parte proprio di registrazione delle clip che sono andato a registrare, altre sono invece come in questo caso provenienti appunto dalla registrazione che è avvenuta sul banco, sul mixer. E questa qui sotto invece è la registrazione che ha fatto la mia GH5, quindi ve le faccio sentire separatamente. E questa è la registrazione del banco. Chiaramente quella del mixer è più corposa, ma perché le ho utilizzate tutte e due? Perché diciamo, l'insieme delle due consente di avere nel mix finale un suono di certo più live. Malgrado questo, chiaramente vanno poi editate in Logic. Quindi vediamo come si fa. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su Final Cut e preparare tutto il materiale da esportare, come vi dicevo, in XML. Quindi andiamo su Menu File, Export XML e io all'interno del mio hard disk numero 8 ho creato una cartella, cioè la cartella chiaramente contiene tutto il progetto Logic Pro. All'interno di questa cartella ho la cartella specifica che vado a creare, New Folder, Audio Logic. Ok, quindi ci creiamo una cartella dove dentro andiamo a mettere tutto quello che faremo adesso per quanto riguarda l'audio. Quindi io non faccio nient'altro che dare Save. E come vedete il software con un attimo ha creato che cosa? Andiamolo a vedere. Audio Logic, un file che è eccolo qui, un file XML che è praticamente un file piccolino, sono 470 KB. Perché è così piccolino? Perché si tratta di un file di testo in sostanza e quindi sono solo tante informazioni di testo. È inutile che ve lo apro perché tanto non ci si capisce niente, sono tutte diciture che capirà il software. A questo punto possiamo tranquillamente aprire il nostro Logic. Perfetto, creiamo un nuovo progetto che conterrà poi tutto il contenuto audio. Lui vuole per forza una traccia di default, gli diamo una traccia vuota di instrument. Ok, perfetto. Questa traccia non ci serve a niente. Adesso noi andiamo a importare il progetto. Quindi File, Import, Final Cut Pro XML. Quindi è un file XML appunto proveniente da Final Cut. Eccolo qui, vedete? Il file che abbiamo esportato all'interno della cartella Audio Logic. Lo selezioniamo e facciamo Import. A questo punto il software si accorge che all'interno del mio progetto ci sono dei file misti tra 41 kHz e 48 kHz. Probabilmente ho commesso un errore io in fase di registrazione sulla mia GH5 piuttosto che le tracce sono state registrate dal banco. Adesso non ricordo quale dei due avevano un formato differente, quindi io dico switcha tutto a 48 kHz. Perfetto, il software in questo momento sta realizzando gli export delle singole tracce, di tutte le tracce che abbiamo visto in Final Cut. È un processo abbastanza lungo, il mio montaggio è di circa, se non ricordo male, 5 minuti, ma ci sono tante tracce audio, ognuna per ogni clip che io ho tagliato e ho composto all'interno della timeline di Final Cut. Quindi ci vediamo fra poco, appena finito il rendering e quindi l'importazione in Logic. Perfetto, il nostro Logic ha finito l'importazione. Ecco, siamo pronti. Quindi vedete che il software crea una cartella, cioè un folder, che poi aperto andrà a esplodere tutto l'audio della nostra sequenza. Quindi
che sta creando in questo momento, come vedete dalla progress bar, sta creando tutte le forme d'onda. Ok, quindi attendiamo un attimo che finisce il lavoro di importazione delle forme d'onda. Perfetto, il sistema è finito. Come vedete, abbiamo tutte le forme d'onda del nostro progetto. Preventivamente avevo anche creato la traccia video che è utile da portarci dentro per vedere un attimo quello che è tutto il montaggio. Quindi l'ho messa in master, l'ho chiamata trailer live pre-master, e la prendiamo e trasciniamo all'interno del nostro progetto, facendo attenzione a posizionarla precisamente alla battuta 1, quindi all'inizio del progetto. Il software ci chiede se vogliamo estrarre il movie ed estrarre l'audio track. Mettiamo sì, così abbiamo un audio anche di riferimento. Eccolo qui, come vedete si tratta semplicemente del montaggio provvisorio dello spettacolo che il software ci dà la possibilità di vedere direttamente da Logic. Se io adesso vado a vedere, la traccia video è posizionata qui sopra, vedete, e la traccia audio premissata, provvisoria, è questa. Io la metto in mute perché non ci interessa sentire questo audio qui, ma ci interessa sentire l'audio che abbiamo importato. Controlliamo che tutto è in sync. Sì, sembra perfettamente in sync, come vedete. Sì, risulta perfettamente in sync. Quindi, la prima cosa che facciamo adesso, ci salviamo chiaramente questa song, perché dovesse succedere qualche cosa, almeno possiamo ripartire da questo punto, quindi da quello che abbiamo importato e dalla song che abbiamo messo in sync, il video. Quindi, save as. E andiamo all'interno della nostra cartella, sempre nello stesso cartella del progetto, dentro Audio Logic, e ci salviamo il progetto chiamandolo concerto edit audio. Ok? Come vedete è spuntata la casellina audio file, e in questo modo tutti i file che sono stati generati andranno a finire all'interno della cartella che stiamo creando, del file che stiamo creando del progetto. Vi faccio vedere che cosa, vedete, copia file e sta copiando i file all'interno del progetto. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettiamo che termina. Perfetto. Adesso andiamo in Audio Logic, precisamente in Concerto Edit, e vi faccio vedere mostra contenuto pacchetto. All'interno di Media sono stati creati gli audio file, eccoli qui, di tutto quello che è il progetto che è stato convertito, importato dal file XML, esportato e montato all'interno della timeline, in questo caso di Logic. Ok? Di questo però a noi non ci interessa perché fa tutto Logic da solo. A questo punto noi siamo pronti, questo lo possiamo ridurre ulteriormente, ce lo mettiamo qui sotto, non ha molta importanza in questo momento perché non stiamo lavorando sul video, ma stiamo lavorando sull'audio. Quindi, che cosa possiamo fare a questo punto? Come vedete, ci sono diverse tracce. Vi dicevo prima che le tracce che ho importato sono quelle della GH5 e quella del mixer. Le metto vicine, in questo caso, ecco, sono questa e quest'altra. In questo caso, vedete, a seconda dei tagli che ho fatto sulla mia timeline, si sono spostate, si sono un po', mischiate le tracce, ma è poco importante. Ecco. Vediamo che cosa succede. Queste sono tutte le tracce. Adesso io che cosa posso fare qui? Posso cominciare a editare e a fare tutti i tagli che voglio, tutti gli interventi di calibrazione dei volumi, nonché usare dei plugin più evoluti o comunque lavorare in maniera diciamo sicuramente più evoluta in termini di controllo dell'audio. E non solo, posso anche aggiungere ad esempio delle sonorizzazioni aggiuntive. Vi faccio vedere un esempio perché chiaramente adesso non starò qui a fare tutto il progetto audio in vostra compagnia, ma vi faccio vedere solo il concetto. Poi chiaramente lo andrò a sviluppare separatamente. Ad esempio, il concerto finisce con un applauso. Sentite che a un certo punto si è stoppato qui, no? Quindi se io volessi potenziare un po' questo applauso, all'interno di Logic abbiamo la famiglia appunto dei suoni precampionati, e per esempio potrei cercare
come si fa anche in Final Cut, ma qui chiaramente abbiamo tutta una serie di plugin aggiuntivi, di suoni aggiuntivi. Potrebbe essere questo più idoneo, lo prendiamo, lo trasciniamo qui e lo andiamo a sommare a quello che già abbiamo praticamente di suo. Vediamo un attimo che succede. Quindi lo spostiamo. Andiamo a fortificare, a rafforzare il naturale applauso che c'è stato. Qui che c'è stato un incremento del pubblico, potenziamo anche il nostro, quindi vedete, se vogliamo possiamo anche controllare che cosa succede a livello di immagine. Ce lo mettiamo un attimo qui sopra, ci aiuta un pochino. Adesso chiaramente se non sapete utilizzare Logic, questo non è un corso di Logic, però in sostanza vi serve capire un po' il principio di funzionamento. Poi chiaramente se vi interessa questo argomento o se già sapete utilizzare Logic, chiaramente è un altro discorso. Qui andiamo a sfumare e sfumiamo anche questo audio qui con un fade. Quindi andiamo a chiudere il fade. Perfetto. Ok, quindi abbiamo creato questo tipo di intervento. Chiaramente le stesse modifiche di volume le possiamo andare a creare e a realizzare qui attraverso il controllo dei volumi, molto più agevole rispetto a quello di Final Cut, che è molto limitato invece e molto macchinoso. Ok, altre cose che si possono fare, adesso ho aggiunto un suono, no? Però possiamo tranquillamente andare a editare i suoni che abbiamo. Ad esempio, partiamo dal presupposto di voler modificare un po' il suono e uniformare il suono del mix generale. Quindi Logic ci mette a disposizione chiaramente il suo mixer molto molto più evoluto di quello che abbiamo su Final Cut. Con il mixer possiamo andare per esempio a comprimere tutta quella che è diciamo il brano, il master in uscita. Ok, andiamo a dare una sistemata in una compressione generale. E poi per esempio possiamo aggiungere un limiter per alzare il livello e renderlo omogeneo, quindi sempre sulla sezione dynamic limiter, additive limiter, per esempio, chiaramente dopo il compressore. Il suono è stato livellato e schiacciato nei punti giusti. Adesso possiamo, ad esempio, un'altra cosa che si può fare è dare un ambiente, un reverbero per rendere tutto come se fosse un live dentro un locale più pieno, più reverberato. Quindi, ad esempio, andiamo sulla traccia del banco, che è più sicuramente più secca, no? Sentite com'è più asciutta rispetto a quella della GH5.
Ok, quindi andiamo a livellare un reverbero su questo canale. E quindi reverbero, e utilizziamo ad esempio il chroma verb. Ok, e scegliamo una room tipo teatro. Ok, ve lo faccio sentire. Quindi sentite, sembra come se siamo in un grande teatro. E andiamo a livellare il livello. Senza. Andiamo a vedere anche nella parte più forte. In questo modo sembra che ci si trovi all'interno di una. Il suono è tutto più omogeneo. Ok, perfetto. Altra cosa che possiamo fare è aggiungere altri effetti o comunque andare a sonorizzare ulteriormente, fare dei livelli, eccetera. Adesso mi fermo qui perché non è il caso di andare avanti, più che altro perché il tutorial diventa troppo lungo. Comunque, vado, mettiamo che il mio mix è finito. Quindi a questo punto io posso tranquillamente, intanto salviamo, no? Posso fare il processo inverso a quello che abbiamo fatto per entrare in Logic e andiamo a fare un export questa volta. Export Project to Final Cut Pro XML. Quindi facciamo il percorso inverso. Lo chiameremo in maniera diversa, con, per esempio XML per Final Cut. Ok, Final Cut. Facciamo save. Come vedete, il software in questo momento sta lavorando sull'esportazione, quindi prende tutte le tracce e le ricrea con gli effetti e con i plugin che abbiamo inserito. Se avessi suonato una parte con un instrument o messo un suono aggiuntivo come abbiamo fatto con gli applausi finali, adesso creerà anche quelle tracce. E quindi quando importeremo questo audio all'interno di Final Cut avremo tutti i suoni modificati. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, il processo è terminato, andiamo a vedere che cosa ha creato. Quindi andiamo all'interno della cartella Audio Logic ed eccoli qua. Guardate un po', ci sono tutti i file AIF, ok, che sono stati esportati uno per ogni traccia, ok? Quindi che cosa facciamo adesso? Andiamo all'interno di Final Cut. Ritorniamo di qui e andiamo a importare questo nuovo audio, chiaramente facendo attenzione a escludere quello che abbiamo attualmente. Quindi guardate come funziona. Io faccio file, import XML e vado qui, abbiamo detto XML per Final Cut, import, ed ecco qui l'audio che sta per essere importato. Vedete che ancora deve nascere la forma dell'onda. Aspettiamo un attimo. Eccolo qui. Come vedete è stato creato un component clip per l'audio appena creato. Lo prendiamo e lo trasciniamo come se fosse un solo canale audio. All'interno questo chiaramente ha tutto il resto, vedete? L'ho fatto doppio clic, ecco tutte le tracce che chiaramente sono aperte e chiuse con i livelli giusti, con l'applauso che abbiamo aggiunto, eccetera. Torniamo di qui e adesso chiaramente dobbiamo disabilitare l'audio che avevamo originario. Quindi andiamo a fare una semplice selezione di tutto l'audio, premiamo V che sta per mute e mutiamo anche queste tre tracce qui che non sono estratte dal. Ok, abbiamo mutato tutto. A questo punto andiamo a ascoltare e quindi per esempio ci posizioniamo. Perfetto, è in sync. Vediamo la parte finale. Oltre al reverbero che sentiamo sotto, possiamo vedere gli applausi che abbiamo inserito.
Perfetto, anche se in maniera molto sommaria ti ho fatto vedere tutte le fasi in progressione che devi eseguire per passare da Final Cut a Logic e da Logic a Final Cut. È chiaro che quello che succede dentro Logic poi è frutto della tua competenza in materia appunto di Logic, così come chiaramente si dà per presupposto che tu sappia utilizzare anche Final Cut. So che può essere questo un tutorial non per tutti, ma per me è anche un piacere ogni ta di tanto in tanto regalarti qualche contenuto di carattere formativo, come in questo caso. Se ti è piaciuto il video, lascia un tuo mi piace. Se hai delle domande, chiaramente puoi tranquillamente farmele sotto al video stesso, commentando. Se vuoi rimanere aggiornato su questi contenuti, iscriviti al nostro canale ProMirrorless e spunta la campanellina per rimanere sempre aggiornato man mano che inseriamo i contenuti. Io spero che questo tutorial ti sia piaciuto. Ti saluto e alla prossima. Ciao!